Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e di trasferirmi su una barca a vela. Ho navigato per 500 miglia dalla Spezia fino in Sicilia e ora sto esplorando il paradiso di quest'isola mentre lavoro da remoto. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Buongiorno amici e benvenuti nella mia cambusa, cioè la mia cucina in barca. Oggi vi porto a fare un tour, ad esplorare ogni singolo angolo, aprire ogni cassetto e scoprire tutti i segreti della mia cucina. Vi farò anche un indovinello alla fine del video per capire se mi conoscete bene, quindi rimanete fino alla fine. Vedrete molte cose strane nella mia cucina rispetto alla vostra cucina di casa e se avete qualche curiosità lasciatemi un commento in modo che io possa rispondervi. Intanto io farò del mio meglio per spiegarvi un po' il perché di queste peculiarità. In generale, le cose strane che vedrete sono dovute a 3 ragioni. La prima è che la barca non è ferma, si muove, rolla, sbanda e quindi il design della cambusa deve tener conto del fatto che in barca non c'è stabilità. La seconda ragione per alcune particolarità delle cucine nautiche è la scarsità di spazio. La barca è tendenzialmente più piccola di una casa. La terza ragione è che quando si naviga bisogna razionare acqua ed elettricità. Ma adesso iniziamo il tour. Scendendo la scala che dal pozzetto porta sotto coperta, la cambusa si trova sulla destra. È una cucina cosiddetta a L perché ha la forma di una L. Qui all'estremità abbiamo il lavello che, cosa non scontata su una barca, ha ben 2 vasche. Pensate che il mio lavello a Copenaghen ha 1 vasca sola. Il rubinetto è molto simile a quello di casa, con acqua calda e fredda. Ma aspettate, da dove arriva la nostra acqua in barca? Questa barca ha un serbatoio di acqua dolce da 400 litri collocato nella cabina di prua, nel gavone sotto al letto. Il serbatoio si riempie da un bocchettone all'esterno collocato sul ponte della barca con una manichetta attaccata alla colonnina del porto. L'acqua arriva ai vari rubinetti della barca grazie ad una pompa situata in bagno sotto alla doccia. Una spia luminosa sul pannello di controllo della barca ci indica il livello dell'acqua nel serbatoio. Ecco una differenza rispetto a casa. Quando aprite il rubinetto di casa sentite solo shh, ma non sentite un altro rumore. Qui invece ascoltate bene. E questa è la pompa dell'acqua o l'autoclave. Per l'acqua calda abbiamo un boiler da 40 litri sotto al letto della cabina di poppa di sinistra. Funziona con l'elettricità quando siamo in porto attaccati alla corrente, ma, e sentite questa? Quando il motore è acceso, il boiler diventa parte del circuito di raffreddamento del motore e quindi l'eccesso di calore del motore scalda la nostra acqua. Geniale! Ma torniamo al mio lavandino. Esso dispone di 2 pannelli che si incastrano sopra le vasche per creare un bel piano unico per tagliare, cucinare e appoggiare cose. E anche per nascondere i piatti sporchi e far sembrare la cucina sempre pulita. Sotto al lavandino c'è una presa elettrica della 220 ed uno sportello in cui tengo uno dei secchi della spazzatura. Ora, mentre lo scarico dei lavandini di casa va nella fogna, qui non c'è una fogna, quindi lo scarico va direttamente in mare, attraverso le cosiddette prese a mare, cioè dei buchi nello scafo che vengono chiusi da una saracinesca. Per questo motivo è davvero essenziale in barca, e dovrebbe esserlo ovunque, utilizzare prodotti naturali che non danneggino il mare e i suoi abitanti. Tutto intorno al piano della cucina c'è questo bordo in legno che serve ad assicurare che le cose che appoggiamo sulla cucina non scivolino per terra quando la barca rolla o è sbandata, ma si fermano sul bordo. Questa struttura d'acciaio sui 2 lati della cucina è un cosiddetto tienti bene, che come dice la parola serve a tenersi bene, cioè costituisce un appiglio quando ci si muove in barca, soprattutto quando si scende sotto coperta in navigazione, quando la barca rolla, è sbandata e quindi è difficile camminare dritti. Vi garantisco che è piuttosto difficile. Passiamo ora al frigorifero. Dov'è il frigo? È qui. Si tratta di un frigo a pozzo, quindi con l'apertura in alto. Qui c'è un piccolo freezer, un cestello per le cose più piccole, il ripiano per le bottiglie ed un vano molto profondo con le cose più grandi. Ma non è finita perché il frigo ha anche un'apertura qui sotto dove assomiglia più ad un frigo bar ed è utile per avere tutte le cose in piano e per non dover aprire il frigo da sopra, magari togliendo le cose che ci sono sopra. Quindi questo è molto comodo. Accanto al frigo c'è questa piccola base d'appoggio e poi abbiamo il piano cottura e il forno. Piano cottura e forno sono entrambi a gas ed il gas arriva dalle bombole stivate fuori in appositi vani areati e sicuri, uno per la bombola in uso, l'altro per quella di riserva. Ed ecco qui una particolarità della cucina in barca rispetto a quella di casa. Questa cucina bascula, si muove, c'è un fermo qui che le impedisce di basculare se la si vuole tenere ferma, oppure
rimuovendo il fermo la cuccina può basculare. E questa peculiarità è pensata per la navigazione, quando, oppure anche quando in rada per esempio la barca rolla a causa delle onde, perché tutto quello che sia sul gas rimane in asse anche se la barca si muove. Inoltre, per ulteriore sicurezza, cioè per far sì che comunque le pentole non scivolino, ci sono questi fermapentole, ne ho 4. Si stringono alla cucina intorno alla pentola in modo che la pentola rimanga ferma. In realtà però l'uso che facciamo di questa cucina del forno è marginale e ora vi spiego perché. Una cosa che adoro è che la cucina sparisce sotto a questo piano di copertura che si può fissare qui in modo da formare una base unica con tutta la cucina quando non si usano i fuochi. Ed è qui che entra in gioco il mio modo alternativo di cucinare, che è con una piastra di induzione collegata all'elettricità. Poiché però la piastra consuma molta elettricità, la utilizziamo soltanto quando siamo in porto attaccati all'elettricità, alla rete della colonnina, mentre quando siamo in navigazione oppure in rado, comunque fuori dal porto, utilizziamo la cucina a gas. Nell'angolo vicino alla paratia c'è un'altra piccola base dove quando fa freddo tengo le mie erbe aromatiche o altrimenti un cestino con aglio e cipolle. Nei due cassetti a destra del gas tengo coltelli ed utensili da cucina, mentre nello stipetto in basso ci sono carta forno e borse per la spesa. Avrete forse notato che c'è una cosa un po' particolare in questi cassetti e stipetti. Magari non l'avete notata perché pensate sia soltanto una questione estetica. Il pomello di ciascun cassetto, armadio, nelle cabine, stipetto qui, ha questo bottone che ha una molla dentro e quando è dentro, cioè quando è spinto verso l'interno, non fa aprire lo stipetto oppure il cassetto, perché quando la barca sbanda, se i pomelli sono fuori, tutte queste cose si aprono, quindi tutti i cassetti, gli armadi, le ante di questa parte della barca, se la barca è sbandata così, sono aperti e la roba esce, ci è capitato. E quindi in navigazione bisogna schiacciare dentro tutti i pomelli in modo che fissino tutte le chiusure e facciano rimanere tutto chiuso. Altra peculiarità della cambusa, cioè della cucina in barca. Dentro al forno tengo una teglia e la pentola che uso ogni giorno per la piastra d'induzione. Sotto al forno ripongo i pannelli di copertura del lavandino ed il tavolino richiudibile. Nel vano sotto al forno ho tutte le mie pentole. Infilato di lato ho questo scolapasta salvaspazio ed un set di pentole per la cottura a vapore, che era di mia nonna. Ed è qui che tengo l'altra pentola che uso di più in assoluto, che è la pentola a pressione, utilissima in barca perché consente di cucinare in pochissimo tempo utilizzando pochissimo gas o energia elettrica, e poi ha anche il grande vantaggio che se un'onda fa rollare la barca e per qualche motivo la pentola cade per terra, rimane chiusa, quindi non fa un disastro e non sparge tutto il liquido bollente addosso alla persona che magari sta cucinando. Non è mai successo che qualcosa cadesse, normalmente quando siamo in navigazione ci sono molte onde, non cuciniamo, magari abbiamo già qualcosa pronto prima. Però questa è comodissima e questa qui funziona sia sul gas che sulla piastra d'induzione, quindi piastra d'induzione più pentola a pressione è efficienza energetica assoluta. E con questo coperchio, che in realtà è dell'altra pentola ma funziona benissimo, la utilizzo anche come pentola per la pasta per la piastra d'induzione. Poi ho quest'altra pentola che era già in barca quando l'abbiamo comprata, in realtà non la uso mai, quindi penso che la eliminerò perché occupa soltanto dello spazio. E poi c'è questa pentola a fornetto che si monta così con i manici, si mette sul gas e si può chiudere così, quindi perfetta anche per girare la roba. Sulla sinistra, nel primo cassetto, tengo tutte le posate, in questo portaposate. È stato difficilissimo trovare un portaposate che stesse dentro questo cassettino. Nel secondo cassetto ho tovaglie e tovagliette. Il vano sotto è vuoto, c'è solo la prima chiusura del gas. Passiamo ora alla parte alta, ma prima prendetevi una frazione di secondo per iscrivervi al canale. È gratis e mi supporta molto. Nello stipetto sulla destra tengo le caffettiere, caffè, tè, miele, cioccolata e burro di arachidi. Sul ripiano sotto ci sono gli ingredienti per i dolci. Nello stipetto centrale tengo taglieri, sottopentola, condimenti vari ed alcuni contenitori. Qui in alto ho tutte le mie amatissime spezie. Se mi seguivate già nella casa di Copenaghen avrete anche notato che anche lì c'erano tantissime spezie. Io adoro cucinare con le spezie, provare spezie diverse e quindi tengo tutte queste spezie. Ovviamente quando navighiamo riorganizzo un po' la situazione qui perché queste qua ovviamente potrebbero cadere se la
barca è molto sbandata e quindi le sistemo in una cassetta che poi metto qui dentro. Però queste sono tutte le mie spezie. Questa è un'altra cosa che adoro di questa cambusa, perché c'è spazio in alto per sistemare tutte le mie cosine. C'è questa parte qui che è rimasta vuota. Per un certo periodo avevo pensato di metterci qualcosa, magari con quei ganci adesivi a tenuta forte, magari di appendere qualcosa. Non ho ancora deciso in realtà, meno cose ci sono appese in giro e meglio è quando si naviga. Però fatemi sapere nei commenti se avete qualche suggerimento per cosa io possa fare qui. Avevo pensato di appendere delle piante, delle erbe aromatiche, ma poi in realtà non è una buona idea, è meglio che stiano fuori sotto lo spray hood e poi comunque portano insetti e tutto quanto. Queste qui le tengo dentro soltanto quando fa freddo. In questo vano centrale tengo la piastra di induzione, un pentolino e di fermapentole, mentre nello stipetto accanto c'è parte del cibo, scatolame al piano di sotto e pasta sopra. Di fianco tengo piatti e bicchieri. I piatti sono quelli marini, infrangibili, con il bordino antiscivolo, e anche i bicchieri sono infrangibili. Al piano di sopra ho tazze e scodelle, che sono molto molto meno infrangibili. E arriviamo alla mia adorata rete della frutta e della verdura. Cerco di utilizzare meno plastica possibile, ed è facilissimo farlo qui quando si va a fare la spesa al mercato, perché invece di prendere i sacchetti di carta o di plastica che sono disponibili lì, basta portarsi delle borse da casa. Io ho queste borse che sono in cotone, sono lavabili, e ho due di queste reti più grosse e poi delle borsine più piccole, ve le faccio vedere. Hanno diverse misure, quindi ci possono stare dentro tipi di frutta e verdura diversi. Qui per esempio metto i pomodorini, oppure insomma, ci sono misure diverse. E quindi questi qua me li porto quando vado a fare la spesa, mentre lascio questa rete qui con tutta la frutta e la verdura, perché così prende aria, sta un po' al fresco. Ovviamente di tanto in tanto controllo che nulla vada male, ma comunque la consumiamo veramente rapidamente perché mangiamo un sacco di frutta e verdura. Quindi rimane qui all'aria, decora anche un po' la cucina, e poi il cotone assorbe un po' queste sostanze che fanno maturare la frutta, e quindi in teoria matura meno lentamente. Più lentamente e quindi dura di più. Se vi capita, provatele anche a casa. Durabilità, plastic free e anche carine e graziose. Non sono sponsorizzata, non mi ricordo neanche più che marca siano, è soltanto un consiglio che vi voglio dare. Nello stipetto dietro la dinette tengo altro cibo e poi alcuni piatti in più. L'ultimo stipetto di prua è adibito a piccola cantinetta per il vino. E poi anche qui ho delle bottiglie di vino che sono quelle che hanno un diametro troppo ampio e quindi non ci stanno dentro quei buchi. Stavo pensando di provare ad allargare quei buchi. Le teniamo qui dietro la nostra cassa audio, poi in navigazione ovviamente per sicurezza le riponiamo nei gavoni ben sistemate in modo che non si muovano. Avete visto che lì tengo pasta, un po' di scatolame, qui normalmente è un po' più pieno, c'è del pane e dell'altra roba, e lì c'è il vino. Ma poi ho ancora un posto segreto dove tengo proprio le scorte reali, e soprattutto un posto che quando si naviga, quando siamo in crociera, si riempie tantissimo per avere disponibilità di cibo nel caso in cui non possiamo fermarci o dobbiamo fare navigazioni lunghe. Sotto tutti i cuscini della dinette ci sono dei gavoni ed è in quello più a prua che stivo le riserve di viveri. Controllo con frequenza che sia tutto a posto in questo gavone, che non ci siano lattine che arrugginiscono, cose che si aprono, e tengo a mente tutte le date di scadenza. Cerco di tenere le cose con le date di scadenza più vicine nello stipetto lì e quelle più lontane qui. In realtà vivendo in porto è un po' come vivere a casa, nel senso che non è che abbiamo bisogno di questa enorme scorta di cibo perché possiamo sempre andare a comprare, però quando navighiamo per lunghi periodi, quando navigheremo per lunghi periodi, sarà poi molto più importante preservare al massimo il cibo. Per esempio, una cosa da fare è rimuovere tutto il cartone. Vedete che c'è una scatola di cartone qua sotto, non è qui da molto tempo, solo che avrei bisogno di un recipiente di un altro materiale, non di cartone, e devo ancora trovare quello della misura giusta. Perché non il cartone? Perché nel cartone si possono annidare tantissimi insetti, blatte, che poi si naviga per lungo periodo possono fare delle uova, insomma infestare un po' la barca, quindi sarebbe meglio evitare tutto il cartone.
sul computer, sul telefono ho una lista della spesa, una lista di tutte le cose che vorremmo avere in barca e poi vado ad evidenziare quelle che dobbiamo comprare man mano che le nostre riserve diminuiscono. Ovviamente questo non è così importante in questo momento, ma nel momento in cui navigheremo per lunghi periodi avremo sicuramente una lista molto più lunga, molto più ben studiata e terremo veramente a mente tutte le scadenze, perché se si naviga per un lungo periodo bisogna avere cibo commestibile e non scaduto per tutto il periodo. Purtroppo non ho ancora un sistema per rendere l'acqua del serbatoio potabile, spero di riuscire ad averlo un giorno, ma è abbastanza difficile. Quindi per il momento beviamo acqua in bottiglia, purtroppo utilizziamo bottiglie di plastica che ovviamente raccogliamo tutte insieme e poi portiamo al casotto della raccolta differenziata nella plastica. Assolutamente non disperdiamo plastica nell'ambiente, però comunque la utilizziamo. E un altro problema secondario legato ad utilizzare bottiglie di plastica in barca è che bisogna stivare tutta quest'acqua. E d'estate, contando 2-3 litri, almeno 2-3 litri d'acqua al giorno per persona, 2-4 persone consumano all of a sudden tantissima acqua. Dove stiviamo quest'acqua? Provate a indovinare. Mi serve questa. Ebbene sì, buona parte dell'acqua in bottiglia è stivata sotto al pagliolo, cioè il pavimento della barca, nella cosiddetta sentina. La mia cucina in barca poi non è soltanto dentro, ma si estende anche fuori. Questo perché molto spesso utilizzo la piastra di induzione fuori per evitare che ci sia troppo vapore oppure odore. Semplicemente con una prolunga la attacco fuori e cucino fuori. E poi abbiamo un fantastico grill a gas che attacchiamo ad una delle bombole che ci sono fuori con un attacco semplicissimo e molto molto sicuro. E così possiamo grigliare verdure, pesce o qualunque cosa fuori. Ed è molto bello perché è avere un barbecue in barca. Nel caso non si fosse capito, adoro la mia cambusa, e forse perché adoro le barche, la vita in barca in generale, e mi piace che sia così comoda, ha tutto in miniatura e poi ha queste piccole chicche funzionali che sono proprio studiate per la vita in navigazione, per salvare spazio, per il fatto che la barca si muove, per salvare elettricità, corrente. Mi piace proprio tanto, nel caso non si fosse capito. Sono sempre entusiasta di vedere come sono le configurazioni delle barche nuove, oppure come altre persone che vivono in barca o che hanno una barca hanno modificato un po' la loro cucina. C'è anche da dire che noi teniamo la cambusa così adesso perché non stiamo navigando, perché siamo in porto e quindi ogni tanto ci sono molte onde, la barca rolla, però tendenzialmente siamo abbastanza fermi, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo del fatto che le cose scivolino a destra e a sinistra. Quando poi dopo l'inverno riprenderemo a navigare o anche quando facciamo delle uscite a vela nel weekend, sistemiamo tutto in modo diverso, cioè ci assicuriamo che nulla dentro a quello stipetto, bicchieri, tazze, scivoli, quindi mettiamo una protezione intorno e poi cerchiamo di fissare bene le cose, poi chiudiamo ovviamente tutti questi bottoncini che adesso sono aperti, rimuoviamo le spezie, prendiamo un po' di accorgimenti. Se vi interessa posso poi fare un video in futuro quando ci accingiamo a navigare per farvi vedere come le cose cambiano. Mi piace tanto che questa cucina sia così grande e non è normale per un 37 piedi, ci sono molte barche di questa dimensione che hanno una cambusa molto più piccola, invece mi piace molto la dimensione della nostra, la funzionalità e anche il fatto che ci siano così tanti ripiani da utilizzare, perché quello che spesso manca in barca è un posto che non sia il gas e non sia il lavandino dove si possano tagliare le verdure, si possa appoggiare della roba, e qui c'è veramente tantissimo spazio. C'è una cosa che proprio non mi piace di questa cucina. Non è una cosa così importante, però è una cosa che quando abbiamo comprato la barca ho detto ah, si potesse cambiare, poi alla fine abbiamo deciso di non cambiarla. Scrivetemi nei commenti se riuscite a indovinare qual è questa cosa che proprio non mi piace di questa cambusa. Detto questo, in realtà è una cosa minima, però non mi piace ad un livello molto alto. Fatemi anche sapere se avete curiosità o semplicemente se avete commenti o consigli per come io possa migliorare ulteriormente la cucina. Se non siete iscritti al canale, iscrivetemi, mettete mi piace, aiuta moltissimo il canale a crescere. Soprattutto iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché continuate magari a vedere i miei video ma non siete iscritti, quindi iscrivetevi, è gratis e mi aiuta tantissimo. Io vi auguro una buona domenica e una buona settimana, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.